Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Literature Club. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa per prima ragazzi abbiamo fatto leggere la poesia a Yuri. Perché vabbè si è capito che ho una cotta per Yuri, ma piccola parentesi. E diversi di voi mi hanno suggerito da questo momento in avanti comunque di salvare prima di fare qualsiasi scelta. Scoprirò penso il motivo più avanti. E comunque sono stata contenta perché la serie è stata accolta con grande entusiasmo dalla maggior parte di voi. Per cui grazie a tutti per il supporto. Adesso appunto non ci tocca che scegliere la seconda ragazza a cui far leggere la nostra poesia. E penso che fra le tre che sono rimaste sceglierò Monica. Eccola qua. Ciao giocherina. Allora, ti stai divertendo? Sì. Bene, sono lieta di sentirtelo dire. Comunque, dato che sei nuovo, se mai avessi qualche suggerimento per il club, come per esempio nuove attività o cose da migliorare, sono tutta orecchi. Non aver paura di dire la tua, d'accordo? Va bene, lo terrò a mente. Certo che ho paura di dire la mia. Preferisco di gran lunga assecondare gli altri finché non mi trovo a mio agio. Comunque, vuoi farmi leggere la tua poesia? È un po' imbarazzante, ma credo di non avere altra scelta. Tranquillo, giocherina. Oggi siamo tutti un po' imbarazzati, ma è quel tipo di barriera che presto impareremo a superare. Già, è vero. Porgo la mia poesia a Monica. Mi piace! Ho l'impressione che a Sayori potrebbe piacere. Tu dici, minchia, proprio Sayori, quella che mi sta sulle palle. Tu e Sayori siete ottimi amici, giusto? Non mi sorprenderebbe sapere che avete questo genere di cose in comune. Ah, beh, potremmo anche essere buoni amici, ma in realtà siamo molto diversi. Potrebbe essere vero, ma potresti avere anche delle similitudini inaspettate. Dal modo in cui parla di te, si intuisce che vi prendete cura l'uno dell'altra. Anche se lo dimostrate in modi diversi, finite per essere più simili di quanto possiate immaginare. Questo è il tipo di vibrazioni che mi trasmette la tua poesia. Non è che stai leggendo troppo tra le righe. Io comunque t'avevo chiesto di leggere la poesia, non di dirmi a chi secondo te potrebbe piacere. Cioè, dove è il tuo parere sulla mia poesia? Se n'è fregata una cippa. Può essere. Oh cielo, sembro Yuri. Ad ogni modo lo stile di Sayori ha un tocco delicato. È evidente che le piace esplorare varie emozioni come la felicità e la tristezza. Chi avrebbe mai immaginato che una ragazza allegra come lei potessero piacere anche le cose tristi? Che è bipolare. Già, è davvero una sorpresa. Beh, a ciascuno il suo. E anche tu non devi avere paura di sperimentare un po' di più. Sono sicuro che finirò col provare tantissimi stili diversi, sì. Potrebbe volerci un po' prima che ci prenda la mano. Non c'è nulla di male. Mi piacerebbe vederti sbizzarrire provando cose nuove. Cose nuove? Che intendi per cose nuove? È il modo migliore per trovare lo stile che più ti si addice. Le altre potrebbero essere un po' di parte verso i loro stili. Io però ti aiuterò a trovare quello che fa per te. Quindi non sentirti forzato a scrivere come vogliono le altre. Non devi mica far colpo su di loro. No, perché io ci ho avuto una sensazione che fosse proprio così. Ad ogni modo, ti va di leggere la mia poesia? Tranquillo, non sono molto brava. Sembri piuttosto sicura di te per una che dice di non essere molto brava. Beh, è perché devo sembrare sicura di me, anche se non vuol dire che lo sia sempre. Capisco. Va bene, vediamo un po'. Buco nel muro. Molto poetico. Non potevo essere stata io. Vedi la direzione in cui lo stucco sporge. Un vicino fastidioso, un fidanzato arrabbiato, non lo saprò mai. Non ero a casa. Sbircio dentro per cercare un indizio. Che sei, una guardona? No,
Non vedo niente, barcollo, cieca, come una pellicola lasciata sotto il sole, ma è troppo tardi. La mia retina si è già bruciata ed è rimasta una copia permanente dell'immagine senza senso. È soltanto un piccolo buco, non era poi tanto luminoso, era troppo profondo, si estendeva all'infinito, un buco di infinite scelte. Mi accorgo ora che non stavo guardando dentro, stavo guardando fuori e lui dall'altra parte. Stava guardando dentro. What? Bellissima, bellissima, proprio una profondità, parlando di buchi, veramente meravigliosa. Cosa ne penso? Vedo che hai usato un verso libero, se è così che si chiama. Scusa, non sono proprio la persona migliore a cui chiedere dei pareri. Dai, non preoccuparti. Già, questo stile è piuttosto in voga oggigiorno. Il fatto è che molte poesie mettono l'enfasi sul ritmo tra le parole e i versi. Se recitate ad alta voce possono essere di grande impatto. Qual è stata la tua fonte di ispirazione? Ah, beh, come dire, diciamo che di recente ho avuto una sorta di illuminazione. Illuminazione? De che? T'ha parlato il Signore Dio Padre? Il che ha un po' influenzato le mie poesie. Un'illuminazione? Sì, qualcosa del genere. Mi sento un po' a disagio a parlare di cose serie perché mi sembra quasi di voler forzare il mio interlocutore. Magari potremmo parlarne quando saremo tutti più uniti. Ad ogni modo, ecco il consiglio del giorno di Monica. Quando stai scrivendo una poesia o una storia, può capitare che ti concentri troppo su una parte specifica. Se ti soffermi troppo sullo stesso punto alla ricerca della perfezione, finirai per non fare alcun progresso. Devi semplicemente sforzarti a mettere le parole su carta e a rimandare la revisione a un momento successivo. In altre parole, non tenere la penna ferma sullo stesso punto per troppo tempo, o tutto ciò che otterrai sarà un'enorme macchia all'inchiostro. Chiarissimo, grazie! Perciò non fermarti e continua a scrivere, lasciati trasportare. Questo era il mio consiglio di oggi. Grazie per l'attenzione, blim blam! Perfetto, allora direi che è arrivato il momento di farla leggere a Sayori, visto che questo mi è stato detto. Salviamo, visto che mi è stato detto così. So che devo salvare poi su più slot, ragazzi, lo farò appena andrò un po' più avanti nella storia. Ok. Santo cielo! Giocherina, è bellissima! Eh? L'adoro! Non immaginavo che fossi così bravo. Sayori... Stai esagerando. Non sono per niente bravo a scrivere. Sinceramente, non ho idea di cosa stia facendo. Beh, forse proprio per quello, perché neanche io so cosa mi piace. Ma che... L'opinione di Yuri era decisamente più costruttiva. Forse anche quella di Natsuki. Sicuro che non ti piaccia soltanto perché l'ho scritta io, eh? Beh, sono certa che uno dei motivi è quello. Penso di capirti meglio di chiunque altro. Per questo, quando leggo la tua poesia, per me non si tratta di una semplice poesia, ma della poesia di Giocherina! Il che la rende ancora più speciale. È come se riuscissi a sentire quello che provi. Sayori stringe il foglio contro le sue bozze. Quanto sei strana, Sayori. Sono davvero felice che tu ne abbia scritta una. Mi ricorda che adesso fai davvero parte del club. Beh, così come il fatto che ci troviamo nell'aula del club, no? Ovviamente. Non ci ho ancora preso la mano, ma non significa che romperò la mia promessa. Visto? Giocherina, e come ti ho già detto, tutto sommato, non sei poi così egoista. Provare cose nuove per gli altri è qualcosa che soltanto le brave persone fanno. Grazie, Sayori. Non so se Sayori abbia capito le mie vere intenzioni. D'altronde, non posso negare che lei sia una delle ragioni per cui sono entrato nel club, sapendo quanto tutto questo sia importante per lei. Figurati, mi assicurerò che tu ti diverta un mondo qui con noi. Sarà il mio modo di ringraziarti. Ok, lo terrò a mente allora. Evviva! Ti andrebbe di leggere la mia poesia? Non preoccuparti, non sono per niente brava. Qua tutte false modeste. Vediamo.
Caro sole, lode al sole! Il modo in cui splendi tra le mie imposte la mattina mi fa credere che io ti sia mancata, baciandomi la fronte per aiutarmi ad alzarmi dal letto, facendomi strofinare via il sonno dai miei occhi. Mi stai chiedendo di uscire fuori e giocare. Credi che i giorni di pioggia io riesca a scacciare? Guardo in alto, il cielo è sempre più blu, vedo. È un segreto, ma anche io ti credo. Se non fosse per te, dormirei per sempre, ma non sono arrabbiata. Voglio fare colazione. Ah! Sayori, fammi indovinare. Hai aspettato fino a stamattina per scriverla? No! No, solo un pochino. Non puoi rispondere solo un pochino alla domanda a cui puoi rispondere solo sì o no. Ieri sera mi sono dimenticata di scriverla. Beh, mi rincuora sapere che non sono il peggiore qui dentro. Magra consolazione. Non essere cattivo, ho fatto comunque del mio meglio. Ah, certo. Non intendevo disprezzare la tua poesia. No, no, hai fatto un bel lavoro. O meglio, come dire, mi ricorda te. Davvero? Sì, l'ultima frase in particolare. Ho preparato uova e toast. Anche se stavi facendo tardi a scuola. Fa male saltare la colazione. Finisco per essere di cattivo umore tutto il giorno. Beh, immagino che sia inutile discuterne. Comunque sia, grazie per avermela fatta leggere. È stato proprio divertente. Sì, guarda, Monica è la migliore. Ah, sì. La prossima volta non me ne dimenticherò e scriverò la miglior poesia di tutti i tempi. Beh, non vedo l'ora di leggerla. Ok, non c'è rimasta che Natsuki, ragazzi, per cui salverò di nuovo la partita. E dai. Beh, è quello che mi aspettavo da uno come te. Sei un po' troppo schietta. Beh, scusami tanto, non ho mica detto che è pessima, è solo che non mi ha suscitato nessuna emozione. Quindi, in poche parole, non è abbastanza carina per i tuoi gusti. Vuoi uno schiaffo? Oh, passo volentieri. Beh, credo che ora dovrei mostrarti la mia, anche se so già che non ti piacerà. Le aquile possono volare, le scimmie possono scalare, i grilli possono saltare, i cavalli possono gareggiare, i gufi possono cercare, i ghepardi possono correre, le aquile possono volare, le persone possono provare. E questo è quanto. Ok. Visto? Te l'avevo detto che non ti sarebbe piaciuta. Mi piace. Che? Non mentire! Non sto mentendo. Perché sei convinta che non mi possa piacere? Beh, perché sì. Che risposta è perché sì? A scuola tutti pensano che per scrivere delle poesie sia necessario essere raffinati. Quindi la gente non prende sul serio ciò che scrive. Ma non è proprio quello il punto di scrivere una poesia, essere liberi di esprimere se stessi. Lo stile non compromette il significato. Sì, esatto. Mi piace quando è facile da leggere, ma di impatto, come questa poesia. Vedere quelli intorno a te che fanno cose strabilianti può essere davvero scoraggiante. Perciò ho voluto scrivere qualcosa a riguardo. Sì, capisco. Uno dei vantaggi di scrivere in modo semplice è che si dà un peso maggiore ai giochi di parole. Ad esempio, la mia poesia fa credere al lettore che si concluderà con una rima, cosa che non succede. Ammazza, oh, che colpo di scena! Questo effetto aiuta a far risaltare le mie emozioni. Capisco. Credo che sia più profonda di quanto pensassi. È questo che significa essere esperti? Sono contenta che tu abbia imparato qualcosa. Non te lo saresti mai aspettato dalla più giovane, eh? Beh, direi di no. Ho deciso di darle corda con l'ultimo commento. In verità non do molto peso all'età, ma se Natsuki si sente orgogliosa mi dispiacerebbe contraddirla. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo fatto leggere finalmente la nostra poesia a tutte. E con lei dovrei aver finito. Mi guardo intorno. È stato un po' più stressante di quanto avevo previsto. È come se mi stessero tutte giudicando per le mie mediocre abilità di scrittura. Anche se stanno solo cercando di essere gentili, non c'è modo che le mie poesie siano paragonabili alle loro. È un club di letteratura, dopo tutto. Oh, credo che questo sia ciò in cui mi sono cacciato da solo. All'altra parte della stanza, Sayori e Monica chiacchierano allegramente. I miei occhi si posano su Yuri e Natsuki. Si scambiano cautamente dei fogli, condividendo l'una con l'altra le loro poesie. Nel mentre che leggono, osservo cambiare le loro espressioni. Natsuki aggrotta le sopracciglia per la frustrazione. Allo stesso tempo, Yuri accenna un mesto sorriso. Ma che roba è questo linguaggio? Eh?
Hai detto qualcosa? Oh, no, non è niente. Natsuki in modo sprezzante le restituisce la poesia con una mano sola. Suppongo si possa dire che sia elaborata. Ah, grazie. La tua è... carina. Carina? Ti è sfuggito del tutto il simbolismo o cosa? Parla chiaramente del sentimento di arrendevolezza. In che modo ciò potrebbe mai essere definito carino? Lo so, intendevo dire il linguaggio, credo. Stavo cercando di dire qualcosa di positivo. Eh? Vuoi dire che hai bisogno di impegnarti così tanto per pensare a qualcosa di bello da dirmi? Minchia, questa qua è insopportabile, raga. Ti ringrazio, ma non mi è sembrato affatto un complimento. Oh. Beh, avrei un paio di suggerimenti. Se fossi in cerca di suggerimenti, avrei chiesto a qualcuno a cui è piaciuto veramente. E qualcuno c'è, in caso non te ne fossi accorta. A Sayori è piaciuto, e anche a Giocherina. Di conseguenza sarei io quella che dovrebbe darti qualche suggerimento. Prima di tutto, perdonami. Apprezzo l'offerta, ma ho passato molto tempo a elaborare un mio stile di scrittura. Non ho intenzione di cambiarlo nel breve periodo, a meno che non mi imbatta in qualcosa che mi ispiri, ovviamente. Cosa che non è ancora avvenuta. E sappi che Giocherina ha apprezzato anche la mia di poesia. Mi ha persino detto che ne è rimasto colpito. Natsuki scatta improvvisamente in piedi. Oh? Non pensavo tu fossi così impegnata a far colpo sul nostro nuovo membro, Yuri. Eh? Non era quello che... Ah, sei soltanto... Yuri si alza a sua volta. Forse sei soltanto invidiosa del fatto che Giocherina preferisca i miei consigli ai tuoi. Come no? E come fai a sapere che non ha apprezzato di più i miei consigli? Sei presuntuosa a tal punto? Io... No, se davvero fossi presuntuosa, mi darei da fare apposta per rendere esageratamente carina ogni cosa che faccio. Va tutto bene? Beh, sai cosa? Non sono io quella a cui le tette sono magicamente cresciute di una taglia non appena Giocherina è entrata nel club. Oh, si scoprono gli altarini? Natsuki! Natsuki, forse stai un po'... Non ti mischiare! Non voglio che litighiate, ragazze! All'improvviso entrambe si girano verso di me, come se avessero appena notato che ero lì. Giocherina, sta solo provando a mettermi in cattiva luce. Non è vero, ha cominciato lei. Se solo potesse smettere di pensare a se stessa e apprezzare il fatto che il linguaggio semplice è quello più efficace, allora tutto questo non sarebbe mai successo. Che senso ha rendere le tue poesie così contorte senza un motivo? Il messaggio dovrebbe essere immediatamente chiaro al lettore, non lo si deve costringere a capire tutto da solo. Ma questi sono punti di vista, nanetta. Aiutami a spiegarglielo, Giocherina. Aspetta, c'è una ragione per cui abbiamo così tante parole profonde ed espressive nella nostra lingua. È l'unico modo per trasmettere sentimenti e significati complessi nel modo più efficace. Evitare di usarli non significa solo porre limiti inutili alla propria espressività, è anche uno spreco. Lo capisci, vero, Giocherina? Allora? Oh! Come ho fatto a lasciarmi trascinare in questa situazione? Non che ne capisca granché di scrittura, ma chiunque sia la persona che deciderò di appoggiare, probabilmente mi stimerà maggiormente per questo. Ovviamente, appoggio Yuri, ma più che altro perché Natsuki, ragazzi, sta imponendo il proprio punto di vista, e a me questa è una cosa che dà fastidio, per cui appoggio Yuri. Natsuki, è vero che la tua poesia mi è piaciuta, visto? Frena. Questa non è una scusa per essere così scortese. Non dovresti litigare con gli altri solo perché hanno un'opinione diversa dalla tua. Oh, finalmente. Non è affatto andata così. È Yuri che non si è degnata nemmeno di prendere sul serio la mia poesia. E che magari ha parametri diversi dai tuoi. Ho capito, Yuri. Eh? Sei una scrittrice davvero in gamba. Non ti nascondo che sono rimasto stupito. Ecco. Ma questo è il punto, non importa quanto sia semplice o raffinato lo stile di qualcuno, ciò non toglie che ci stia mettendo il cuore, rendendo così il suo lavoro qualcosa di personale. Ecco perché Natsuki si è sentita attaccata quando hai detto che la sua poesia era carina. Capisco. Non mi ero accorta di aver... Oh, mi dispiace. Natsuki, tu hai esagerato però, eh? Yuri era in buona fede, se tu ti fossi limitata a dirle come ti sentivi, tutto questo non sarebbe accaduto. Mi prendi in giro. È quello che ho fatto, è stata lei che... Natsuki, basta così. Entrambe avete detto cose che non pensavate davvero. Yuri si è scusata, non pensi di doverlo fare anche tu? Natsuki stringe i pugni. Alla fine, nessuno ha preso le sue difese. Si sente intrappolata e si comporta in modo sprezzante solo perché non riesce a reggere la pressione. Finisco per sentirmi persino in colpa per lei. A volte, quando mi sento ferita, fare due passi mi aiuta a chiarirmi le idee.
Sayori, lei non ha bisogno di... Sapete cosa? È esattamente quello che farò ora, così almeno non dovrò guardarvi in faccia. Senza preavviso, Natsuki afferra la sua poesia dal banco ed esce sbattendo la porta. Poco prima di farlo, però, accartoccia la poesia e la butta nel cestino dell'immondizia. Natsuki, non era necessario che arrivasse a tanto. Mi guardo attorno. Yuri si regge il mento con le mani con lo sguardo basso sul banco. La approccio con cautela e mi siedo accanto a lei. Oh, tutto bene? Sono così imbarazzata. Non posso credere di essermi comportata così. Probabilmente ora mi odi. No, Yuri. Chiunque si sarebbe sentito frustrato dopo essere stato trattato in quel modo. La tua reazione è stata assolutamente normale, eh? Non ho cambiato opinione su di te. Beh, d'accordo, ti credo. Grazie, giocherina, sei davvero gentile. Sono felice che tu faccia parte del club. Ah, figurati. Un'altra cosa, per quanto riguarda le parole di Natsuki, a proposito di... Sai, non farei mai niente di così vergognoso. Ma no, ma certo che no, no, no. Quindi, che intendi? Nulla, lasciamo stare. Credo che andrò a preparare del tè. Ah, buona idea. Fanne abbastanza per più di una persona, va bene? Va bene. Ok ragazzi, è ora di andare. Come vi siete sentiti quando vi siete scambiati le poesie? È stato molto divertente! Beh, direi che ne è valsa la pena. Non è stato male, dettagli a parte. Giocherina, e tu? Sì, direi lo stesso, è stato bello parlarne con tutte voi. Fantastico, in tal caso faremo la stessa cosa domani. E forse, visto ciò che avete imparato oggi dai vostri amici, riuscirete a scrivere delle poesie ancora più belle. Penso tra me e me. Ho imparato qualcosa in più sui tipi di poesia che piacciono a ciascuna ragazza. Significa che con un po' di fortuna potrei riuscire più facilmente a fare colpo su una di loro. Annuisco tra me e me con ritrovata determinazione. Giocherina, pronto per tornare a casa? Certo, andiamo. Sayori mi sorride. È passata veramente una vita dall'ultima volta in cui io e Sayori abbiamo passato così tanto tempo insieme. Certo, non posso dire che non mi sto divertendo. Sayori, riguardo a ciò che è successo prima. Eh? Che intendi? Sai, tra Yuri e Natsuki succedono spesso cose del genere. No, no, no. In realtà è la prima volta che le ho viste litigare in quel modo. Ti assicuro che sono delle persone meravigliose. No, non le odi, vero? No che non le odio, volevo solo la tua opinione, tutto qua. Comprendo il motivo per cui siano tue buone amiche. Sai, giocherina, è bello che riesca a passare del tempo con te nel club, ma vederti andare d'accordo con tutte è ciò che mi rende più felice e penso che anche le altre si trovino bene con te. Ma che dici? D'ora in poi ci sarà da divertirsi. Sembra che Sayori ancora non abbia capito la situazione in cui mi trovo. Certo, essere amici con tutti è bello, ma dobbiamo davvero fermarci a questo? Non ci resta che vedere cosa ci riserverà il futuro, Sayori. Do una pacca sulla spalla a Sayori. Più che con lei, stavo parlando con me stesso, ma a volte è facile usare Sayori a mo' di monologo interiore. Ok, già, facciamolo. Perfetto, è arrivato il momento di comporre una nuova poesia. Per cui se vogliamo fare colpo su Yuri, ragazzi, dobbiamo usare cose più oscure, penso. Per cui minchia, vuoto, Sayori, ma che cavolo è, toh? Eternità, ok, quindi a Yuri piacciono le cose più profonde, questo l'abbiamo capito, mentre a Natsuki per esempio piace la semplicità. Per cui vediamo un po', magnifico, no, come non detto, filosofia, ok, infatti devo cercare le cose più profonde possibili, inferno, ok, entropia, accidenti, bam 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 bam, depressione. Perché? Perché Sayori? Sei sempre così allegra. Ah, secondo me è bipolare comunque, Malinconia, ok. Calzini, continua ad uscire la parola calzini, non riesco a capire il motivo. Infallibile, ok. Cimitero, a questo punto direi di no. Oceano? No, maledizione. Minchia, Sayori mi sta frega sempre. Ritratto? Perfetto. Oscuro direi di no. Cielo stellato? Forza così. Immaginazione? Dopodiché senza fine? Forza così. Inspiegabile? Incontrollabile?
Straordinario! No, mannaggia santa. Crimsy? Ok, parole ricercate e profonde, quindi a quanto pare. Bisbiglio, infinito. E l'ultima, ma non meno importante, è senza. Ok, ragazzi. Ha saltellato più delle altre. Un altro giorno è trascorso ed è già arrivato il momento di una nuova riunione del club. Rispetto ai giorni scorsi ora mi sento un po' più a mio agio. Entro nell'aula del club e mi accoglie la solita scena. Ciao giocherina! Ciao Sayori, sembri di buon umore oggi. È solo che non sono ancora abituata ad averti nel club. Capisco. Certo che ci vuole davvero poco a metterti di buon umore. E in fin dei conti sono sempre le cose semplici a essere le cose più efficaci con te. A proposito, ho un po' di fame. Mi accompagni a prendere una merendina? No, grazie. Questo non è assolutamente da te. Ho i miei motivi. Perché non diamo un'occhiata al tuo portamonete, Sayori? Perché questa richiesta, così all'improvviso? Nessun motivo in particolare, volevo solo dare un'occhiata. Sayori prende nervosamente il suo portamonete, armeggia con la chiusura e lo apre, successivamente lo capovolge lasciando che il contenuto si riversi sul banco. Cadono soltanto due piccole monete. Lo sapevo, riesco a leggerti nel pensiero, Sayori. Non è giusto, come facevi a saperlo? È semplice, se avessi avuto abbastanza soldi avresti comprato uno snack prima di venire in classe. Quindi o non avevi fame, volevi solo una scusa per fare un giro, o hai semplicemente finto di dimenticarti di aver speso tutti i tuoi soldi in modo che te ne prestassi un po' io. In più c'è un'altra cosa da prendere in considerazione. Tu hai sempre fame e questo ci lascia un'unica opzione. Oh, mi arrendo, non farmi sentire in colpa. Se ti senti in colpa vuol dire che meriti di sentirti così. Yuri inizia a ridacchiare all'improvviso. Non mi ero accorto che ci stesse ascoltando. La sua faccia è immersa in un libro, come sempre. Non stavo di certo rigliando. È solo che questo passaggio del libro... Yuri, dì a giocherina di prestarmi dei soldi. Non provare a coinvolgermi, Sayori. Inoltre, dovresti comprare solo ciò che ti puoi permettere, disse la saggia Yuri. E in tutta onestà, dopo un espediente malizioso come quello, la tua sofferenza è una conseguenza più che giusta. Ma cosa sto... Non volevo dire quello. Ero troppo presa dal mio libro. Mi piace quando dici quello che pensi, Yuri. Non succede molto spesso, ma è un tuo lato divertente. È impossibile che tu possa pensare una cosa del genere. Però hai ragione, ho fatto qualcosa di brutto e ora devo accettare le conferenze. Le conseguenze, semmai. Ah, ok. Ecco, è quello. Comunque, non me lo aspettavo da te, Sayori. Immagino ci sia un piccolo diavolo dentro ognuno di noi. N'è vero? Non lasciarti ingannare da lei. Sayori sa esattamente cosa sta facendo. Dopotutto vi ha detto che mi avrebbe portato nel club prima ancora di avvisarmi. Ma non saresti venuto se non fosse stato per i cupcake. Quindi ho dovuto convincere Natsuki a prepararli. Su, via, abbi un po' più di fiducia in me, Sayori. Plop. Chiaha! All'improvviso un oggetto colpisce in faccia Sayori e rotola sul banco. Aia, ma cos'era? Un dolcetto. Era effettivamente un gigantesco dolcetto avvolto nella plastica. Sayori si guarda intorno. È un miracolo. E perché ho espiato le mie polpe? Colpe. Dai, stavolta c'è andata vicina. Stavo giusto per dartelo, ma poi ho sentito che li stavi spifferando quella cosa dei cupcake. È decisamente valsa la pena vedere la tua reazione, però. Natsuki, è così gentile da parte tua, sono davvero felice. Sayori abbraccia il dolcetto. Su, dacci un taglio e mangialo. Sayori apre rapidamente l'incarto e dà un gran morso. Proprio buono questo effetto. Sayori si porta di colpo le mani alla bocca. Mi sono morsa la lingua. Questo dolcetto te ne sta facendo passare di tutti i colori. Natsuki morde il suo dolcetto. Ah, anche il tuo sembra davvero buono, Natsuki. Posso provarlo? Ma che cavolo? Accontentati di quello che passa al convento. Ma il tuo è al cioccolato. Già, e secondo te perché ti ho dato quell'altro? Oh, d'accordo, sono comunque contenta che tu me lo abbia dato. Sayori si alza dalla sedia e va ad abbracciare Natsuki da dietro. Ah, maledizione, va bene. Con il dolcetto ancora in mano, Natsuki si allunga per scrollarsi di dosso Sayori. Gnam! Sayori si chiede all'improvviso e morde il dolcetto di Natsuki. Ehi, l'hai fatto sul serio?
con la bocca piena Sayori si allontana di corsa mettendosi in salvo. Anche io e Yuri ridiamo. Dannazione, a volte ti comporti davvero come una bambina. Monica, puoi dire a Sayori... Natsuki si guarda intorno, Monica non è nell'aula. Oh, ma dov'è Monica? Bella domanda, qualcuno di voi sa se ha detto che oggi avrebbe fatto tardi? Io non so nulla, nemmeno io. È piuttosto strano, spero stia bene. Certo che sta bene, probabilmente oggi aveva delle faccende da sbrigare. È una ragazza abbastanza popolare dopo tutto. Eh? Non penserei mica che lei abbia un... Ah, non mi sorprenderebbe. Si può dire che sia più attraente di tutte noi messe assieme. È vero. Prego. Tutto a un tratto la porta si spalanca. Chiedo scusa, mi dispiace tantissimo. Ah, eccoti. Non era mia intenzione fare tardi, spero che non vi siate preoccupati per me. Eh? Alla fine Monica ha preferito il club al suo ragazzo. Hai una grandissima forza di volontà. Ragazzo, ma di che stai parlando? Monica mi rivolge un'occhiata interrogativa. Ah, non importa. Cos'è che ti stava trattenendo comunque? Ah, beh, oggi avevo un'ora libera al termine delle lezioni. In tutta onestà ho perso la cognizione del tempo. Questo non ha senso. Avresti sentito la campanella almeno. A quanto pare non l'ho sentita visto che mi stavo esercitando al pianoforte. Pianoforte? Non avevo idea che suonassi anche uno strumento, Monica. Ah, veramente no, ho iniziato di recente, mettiamola così, ho sempre voluto imparare a suonare il piano. È fantastico, dovresti suonare qualcosa per noi, Monica. Ecco, io... Monica mi guarda. Magari lo farò una volta che sarò migliorata un pochino. Evviva! Sembra una figata. Anch'io non vedo l'ora. Davvero, se è così, non ti deluderò, giocherina. Monica sorride dolcemente. Ah... Non volevo metterti pressione, sia chiaro. Ah, non preoccuparti, ho fatto un mucchio di pratica negli ultimi tempi e mi piacerebbe davvero avere la possibilità di farvi ascoltare qualcosa una volta che sarò pronta. Capisco, buona fortuna allora. Grazie. Quindi non mi sono persa niente, giusto? No, nulla di che. Scelgo di non menzionare la marachella di Sayori. Sono sicuro che Natsuki finirà per lamentarsi con lei, comunque. A quanto pare ci siamo già messi comodi tutti. Sayori, in qualche modo, ha finito di mangiare il suo dolcetto. Yuri è tornata a leggere il suo libro, mentre Natsuki è scomparsa nel ripostiglio. Vedete che il desiderio è quello. Vorrei tanto parlare un po' di più con Yuri, ma mi dispiacerebbe disturbarla mentre sta leggendo. Do una rapida occhiata alla copertina del suo libro. Sembra lo stesso libro che mi ha prestato. Al di là di questo, sembra che stia ancora leggendo le prime pagine. Ah, cavolo, credo che mi abbia notato mentre la fissavo. Mi lancio un'altra occhiata e i nostri sguardi si incrociano un istante. Ma l'unico risultato è quello di farle nascondere ancora di più il viso nel libro. Scusa, ero sovrappensiero, dico farfugliando nel timore di averla messa a disagio. Oh, non fa nulla, se fossi stata davvero concentrata probabilmente non l'avrei neanche notato. Sto soltanto rileggendo qualche pagina, per cui... Quello è il libro che mi hai prestato, giusto? Sì. Volevo rileggerlo un po'. Non credo che ci sia alcun motivo in particolare. Per curiosità, come mai due copie dello stesso libro? Ah, beh, quando ieri ho fatto un salto in libreria, cioè, non è quello che volevo dire. Ecco, è solo che ne ho comprati due per sbaglio. Ah, capisco. È evidente che c'è qualcosa che Yuri non vuole dirmi, ma decido di non insistere. Inizierò a leggerlo molto presto, stanne certa. Sono contenta di sentirtelo dire. Quando inizierà a prenderti, potresti non riuscire più a smettere. È una storia molto avvincente, in cui è facile immedesimarsi. Davvero? E di cosa parla? Beh, Yuri chiude il libro e ne scruta il retro. Il titolo è Il ritratto di Markov. Sulla copertina è raffigurato un occhio dall'aspetto sinistro. Bene, volevo essere sicura di non farti spoiler per sbaglio. Praticamente parla di una liceale che si trasferisce insieme alla sorella minore che non vedeva da tempo. Ma subito dopo la sua vita inizia a prendere una strana piega. Viene presa di mira da queste persone che sono scappate da una prigione dove si svolgevano esperimenti sugli esseri umani. E mentre la sua vita è in pericolo, deve compiere una scelta disperata e decidere di chi fidarsi. Qualsiasi cosa lei faccia finirà per distruggere quasi tutte le sue relazioni e la sua vita inizierà a crollare un pezzo alla volta. È piuttosto cupo, no? Da come la stava descrivendo Yuri sembrava una storia tranquilla, perciò non mi aspettavo affatto una svolta di questo tipo. All'improvviso Yuri inizia a ridacchiare delicatamente. Non ti piace questo genere? No, non si tratta di quello. Voglio dire, so apprezzare questo tipo di storie, quindi non preoccuparti. Lo spero. Già, mi era completamente passato di mente che gli piacessero queste cose. In apparenza è molto timida e chiusa, ma nella sua mente le cose sembrano essere decisamente differenti. È solo che questo tipo di storie
ti spingono a vedere la vita da una prospettiva del tutto diversa. Quando accadono cose orribili, non è solo perché qualcuno vuole essere cattivo, ma perché qualcuno ha un obiettivo, un ideale in cui crede fortemente. E poi all'improvviso, quando pensavi di esserti immedesimato nel protagonista, ti accorgi che è lui l'ingenuo perché ha lasciato che la sua morale interferisse con i piani del cattivo. Sto sproloquiando, vero? Non di nuovo, scusami. Non c'è bisogno di scusarsi, non mi stavi annoiando. Beh, d'accordo, ma penso di doverti far sapere che ho questo problema. Quando lascio che i miei pensieri vengano invasi dai libri e dalla scrittura, finisco per non prestare più attenzione alle persone. Quindi mi dispiace se finisco col dire qualcosa di strano. E ti prego di fermarmi se inizio a parlare troppo. Ma sul serio, non ti devi preoccupare, eh? Significa solo che la lettura ti appassiona davvero tanto. Il minimo che posso fare è ascoltarti. È un club di letteratura, dopo tutto. Ah, beh, sì, è vero, in effetti, potrei iniziare a leggerla anch'io, giusto? Non sei obbligato. Ah, ma come? Un attimo fa mi hai detto che non vedevi l'ora. Fammi prendere il libro, recupero in fretta il libro che avevo lasciato nella borsa. Bene, ti dispiace se mi siedo qui? Mi siedo al posto accanto a quello di Yuri. Ah, niente affatto. Sicura? Sembri un po' in ansia. È che, scusami, non è che non voglia che tu ti sieda qui, è solo che non sono abituata a leggere in compagnia di qualcuno, intendo. Capisco. Beh, allora avvertimi se finisco per distrarti. Va bene. Apro il libro e inizio a leggere il prologo. Presto capisco cosa voleva dire Yuri quando parlava di leggere in compagnia. È come se sentissi la sua presenza al mio fianco mentre leggo. Non è una brutta sensazione. Forse può distrarre un po', ma è rassicurante in un certo senso. Riesco a vedere Yuri con la coda dell'occhio. Mi rendo conto che non sta guardando il suo libro. Do una rapida occhiata. Sembra piuttosto che stia leggendo dal mio libro. Scusa, stavo solo... Yuri, certo che ti scusi spesso, eh? Sul serio, non volevo, scusa. Cioè, voglio dire... Ah, ecco, così dovrebbe andare meglio, no? Faccio scivolare il mio banco fino a unirlo a quello di Yuri, dopodiché posiziono il libro tra noi due. Ah, penso di sì. Yuri chiude timidamente la sua copia. Ci avviciniamo un altro po', quasi a toccarci le spalle. Uso il braccio destro per tenere aperto il libro, dato che il sinistro darebbe fastidio a Yuri. Ah, così sarà un po' difficile voltare pagina. Aspetta. Oh, che tenerezza. Yuri allunga il braccio sinistro, tenendo la parte sinistra del libro tra il pollice e l'indice. Ah, faccio la stessa cosa con la mia mano destra, tenendo così la parte destra del libro. In questo modo giro la pagina e subito dopo Yuri la fa scivolare sotto il suo pollice. Ma reggendolo così, siamo ancora più vicini di quanto non lo fossimo prima, il che mi distrae un po'. È come se riuscissi a sentire il calore del viso di Yuri e in più riesco a vederla con la coda dell'occhio. Bozze. Sei pronto? A voltare pagina, dico. Ah, scusa, penso di essermi distratto un attimo. Lancio un'occhiata al viso di Yuri, i nostri sguardi si incrociano. Non so come riuscirò a tenere il suo passo. Ah, non fa niente, non sei abituata a leggere così velocemente, vero? Anche se ci metti di più, non mi dispiace aspettarti. È il minimo che possa fare, visto che sei stato così paziente con me. Ok, grazie. Continuiamo a leggere. Yuri non mi chiede più se sono pronta a voltare pagina, dopo è scontato che lei finisca sempre di leggere prima di me, e così le volto al mio ritmo. Continuiamo a leggere il primo capitolo in silenzio. Ciononostante, voltare pagina sembra quasi una conversazione intima. Il mio pollice che lascia cadere delicatamente la pagina dal suo lato, e lei che la lascia scivolare sotto il suo pollice. Sai, Yuri, potrebbe sembrare una cosa stupida, ma la protagonista mi ricorda un po' te in un certo senso. Lo pensi davvero? Come mai? Beh, suppongo che lei sia più schietta in tutti i sensi, ma allo stesso tempo mette in dubbio tutto ciò che dice e che fa. Come se avesse paura di fare qualcosa di sbagliato. Non che io possa leggerti nel pensiero, ma tutto ciò mi ricorda un po' il tuo modo di fare. Capisco. Yuri rimane in silenzio per un momento. Ma, giocherina, forse questa è una brutta cosa da avere in comune con lei. Ah, quanto è imbarazzante sapere che pensi delle cose del genere sul mio conto. Aspetta, non intendevo come una cosa negativa. Scusami, non pensavo che questi discorsi ti mettessero a disagio. Pensavo che fosse una cosa carina da dire. Ah, ma cosa dici così all'improvviso? Io... Ok ragazzi, penso che sia arrivato il momento di scambiarci le poesie di oggi. Se aspettiamo troppo potremmo non avere tempo a sufficienza. Ah, Yuri tira un sospiro di sollievo non essendo più costretta a concludere la frase. Tutto a posto, Yuri? Sembri un po' giù. Mi dispiace, forse non è un momento che aspettavi particolarmente con ansia. Ah, no, è tutto a posto. Yuri lascia andare il libro che si chiude sul mio pollice. Bene, penso che continuerò a leggerlo stasera o preferisci che lo legga solo quando sono con te? Ah... Come preferisci.
In questo caso ne leggerò un pezzetto stasera. Una volta che mi avrà preso sarà più divertente leggerlo con te, non trovi? Hai ragione. Allora sentiti libero di finire i primi due capitoli quando vuoi. Bene. Mi alzo in piedi, memorizzo il punto dove sono arrivato, dopodiché ripongo il libro nella borsa. Ok, Madonna Santa Gesù. Allora ragazzi, pensavo che appunto quest'oggi sarei riuscita ad andare più avanti per far sì che accadesse effettivamente qualcosa di particolare. Però purtroppo il mio tempo a disposizione per registrare, ragazzi, è terminato. E quindi niente, un altro secondo episodio probabilmente molto noioso, per cui io vi chiedo scusa per questo, ragazzi. Vedremo se magari dalla prossima volta riusciremo a far accadere qualcosa di più interessante. Mi chiedo appunto quando arriverà il momento in cui cominceranno a cambiare un pochettino le cose, perché fino ad ora è ancora tutto estremamente normale e tranquillo. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un pedoscio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!